Due mesi di tempo per rimettere mano al piano economico-finanziario dell'autostrada 24A25, non rinnovato dal 2014, e incidere così anche sul caro pedaggi con tariffe più calmierate e un grande piano di messa in sicurezza antisismica delle due autostrade. Un tempo non così ampio, considerando anche che siamo in estate a ridosso della pausa dei lavori parlamentari, per cui bisogna assolutamente chiudere la partita prima di agosto. Altrimenti il rischio è che si arrivi ai primi di settembre con un nulla di fatto. Ecco perché il centro-sinistra in Consiglio regionale ritiene fondata e anzi urgente ancora la convocazione di un Consiglio regionale straordinario per affrontare la questione del caro pedaggi delle tratte A24-A25 gestite dalla concessionaria Strada dei Parchi. Si riparte da lì, da un provvedimento legislativo certo, che ancora però non trova una definizione, e la definizione dovrebbe essere quella di avviare la fase della programmazione dei lavori, perché bisognerebbe chiudere quella dell'aspetto finanziario, degli spazi finanziari, e evitare così l'aumento tariffario per i pedaggi. Consiglio straordinario invece inutile a questo punto per la maggioranza. L'assessore della Lega e vicepresidente del Consiglio regionale, Emanuele Imprudente, ritiene però fondamentale mantenere alta l'attenzione affinché in questi due mesi il MIT approvi il nuovo piano economico-finanziario per essere pronti ad avviare i lavori di messa in sicurezza. Questi due mesi di tempo mi auguro che siano fruttiferi, insomma, per andare a analizzare, approvare da parte del MIT quello che è il PEF, e quindi si creano quelle condizioni per far sì che si possano fare i lavori di messa in sicurezza e soprattutto evitare quello che potrebbe essere oggi una iattura ulteriore, anche se fra due mesi, nei confronti, diciamo, di un'economia regionale che è già in forte difficoltà. Il Movimento 5 Stelle rivendica invece l'impegno del governo, il primo a farsi carico dell'aggiornamento del documento. Ricordo che il PEF, cioè il piano economico e finanziario che impone ai cittadini abruzzesi questi pedaggi così cari, attende di essere rinnovato dal 2014. Oggi sentiamo le strumentalizzazioni soprattutto del centrosinistra, che avrebbe potuto rinnovare il PEF nel passato governo, visto che sono stati al governo del paese e non lo hanno fatto. Intanto ieri la protesta molto pericolosa di un uomo vestito da Zorro che con i pattini e un cartello contro il caro pedaggio appeso al collo ha percorso per alcuni metri un tratto dell'autostrada 24 per protestare contro il caro pedaggi della Roma-L'Aquila-Teramo a ridosso del traforo del Gran Sasso.